Allora, come da programma, guardiamoci un attimo e commentiamo le soluzioni alla sezione 2 di laboratorio, cioè quella sulle diagrammi delle classi, quelli un pochino più complessi, no? Che abbiamo visto la settimana scorsa. Allora, il primo esercizio era quello sui voli, no? Sulle compagnie aeree che fanno definiscono dei voli tra vari aeroporti e questi voli devono avere un equipaggio con determinate caratteristiche. Adesso non stiamo a rileggerlo perché diciamo, diamo scontato che lo conosciamo tutti. Allora, questa è una possibile soluzione che era quella proposta che vi ho proposto sul sito. Guardiamola insieme, se vogliamo poi la commentiamo, la critichiamo, la smontiamo, a scopo di comprensione. Allora, vediamo di fare se riesco a far stare quasi tutto nella stessa videata. Stiamo. Allora, noi abbiamo le compagnie aeree che operano dei voli, no? Come dice il testo. Quindi io credo che il concetto centrale di questo esercizio sia quello di volo. Che cos'è il volo? Il volo è un'entità astratta. Non corrisponde a un oggetto concreto, è ciò che c'è scritto nell'orario. Okay? Nell'orario c'è scritto che l'Alitalia fa il volo a Torino-Roma, non so neanche se lo faccio ancora, sì, probabilmente, dalle 9 alle, con partenza alle 9 da Torino e arrivo, non so, alle 10:35 a Roma. E quel volo è operato dall'Italia con un velivolo di un certo tipo, un Airbus 120, non so, non è che sia grande o piccolo, però. Quando Alitalia pubblica gli orari, non ti dice né chi sarà alla guida di quel velivolo, né quale velivolo specifico userà. No? Perché magari di Airbus 320, che ti ho detto, ce ne ha 10 in flotta e ogni giorno in qualche modo ce ne sarà uno specifico di quei 10. Ma a te come passeggero, quando pianifichi il volo, ma anche l'agenzia viaggi quando vendi i biglietti, non interessa sapere né chi lo guida né quale dei 10 aerei verrà messo in pista. Mi interessa sapere che è quel tipo di aereo perché da un determinato tipo di aereo so quali sono i posti disponibili a vendere. Per quello mi serve saperlo prima. No, semplicemente perché ho l'informazione sui posti da vendere. Allora, queste tre righe, queste tre classi qua messe in righe, le possiamo vedere come l'orario. I voli offerti dalle varie compagnie che collegano aeroporto con aeroporto. Quindi ogni volo parte da uno specifico aeroporto, ovviamente, e arriva a uno specifico aeroporto. Ok? Poi del volo io so anche qual è il tipo di aereo che viene usato. Non so l'aereo specifico. Qui ho due classi che sono tipo aereo e aereo, nel testo non erano espliciti, non era esplicita questa differenza, però dovevamo capirla noi. Il tipo di aereo è il modello del velivolo che viene usato in quel volo. E in quel volo, in quella tratta, da quella compagnia, in quell'orario, verrà usato sempre la stessa tipologia di aereo. Il volo AZ1234 usa un aereo di un certo tipo. Se da un certo giorno su quella tratta venisse usato un velivolo diverso, cambierebbero il codice del volo. Dopodiché, ogni compagnia possiede diversi aerei e ciascun aereo è di un determinato tipo. Quindi, di un determinato tipo di aereo, identificato dal nome, Airbus 120, ce ne sono magari molti, 10 di Alitalia, 20 di Air France, 15 di Lufthansa e così via. Quindi un determinato tipo di aereo corrisponde, diciamo così, sui piazzali dei vari aeroporti a tanti aeromobili diversi, fisici. Questi qui non c'è scritto, ma sono identificati, possiamo immaginarci dal numero di serie, dalla targa, dal nome. Ok? Allora, quando dico che io so qual è l'aereo che viene usato in un certo volo,
sto identificando la tipologia di aereo, perché come dicevo l'orario è 2 per 6 mesi, per 3 mesi, quindi non vado a specificare l'aereo specifico. Quando invece il testo diceva devo sapere se un aereo è in riparazione o no, se è in manutenzione oppure no, oppure se è in volo in questo momento, chiaramente non sto parlando dell'Airbus 120, ma di quello specifico, che può essere in manutenzione, e quell'altro specifico che invece non è in manutenzione fermo, e quell'altro ancora specifico che invece è per aria, perché è già decollato e non è ancora atterrato, e quindi è in volo. Quindi le informazioni sul fatto di essere in riparazione o in volo sono nella classe specifica, l'aereo, e non nella classe generica, il tipo di aereo. Quindi anche qui, come in molti diagrammi delle classi, abbiamo 2 classi che rappresentano la categoria e l'elenco, le singole istanze di questa categoria. Il discorso sui livelli, no? Su chi può pilotare quali aerei, è una qualità ovviamente dell'aereo, del tipo di aereo. Non del singolo aereo. Se ho un Airbus 120 richiederà un pilota di livello, come capitano, un pilota di livello 2, ma tutti gli Airbus 320 avranno gli stessi requisiti di qualifica per cui essere pilotati. Non è che ce n'è uno che è più difficile da pilotare, quindi no, magari invece c'è l'aereo più grande, ha un tonnellaggio maggiore, non, allora ti serve un capitano di livello 1 anziché di livello 2 per le normative, per la qualifica di guida, eccetera. Però è la tipologia di aereo che lo definisce. E quindi la tipologia di aereo definisce quali sono i requisiti per poter pilotare quell'aereo. Poi il singolo aereo viene usato nella singola esecuzione del singolo volo. Quindi, volendo, qui non c'è in questa soluzione, il testo non lo richiedeva neppure troppo, però io avrei potuto anche aggiungere una classe in più, se vogliamo, che era il volo eseguito, in cui dico un determinato volo può essere eseguito da un determinato aereo in una specifica data. No? Tanto per chiarire la relazione tra questi due, cioè il volo viene sempre, quel volo, inteso come quella riga dell'orario, viene sempre eseguito da un certo tipo di aereo. Di questo tipo di aereo ce ne sono in giro 10 della mia compagnia. Ecco, e in questa data qual è quello che ha decollato? Qual è quello che è partito? Uno di quelli. Quindi distingo anche qua classe generale, tipo di aereo, classe specifica aereo. Classe generale, volo, inteso come l'orario generale, da volo eseguito, inteso come il volo che è stato eseguito oggi, che può essere diverso da quello di domani, ma entrambi fanno riferimento sempre alla stessa voce di orario. Generale, specifico. Il generale tende a essere costante, lo specifico tende a cambiare ogni giorno. Dopodiché ci sono, a questo punto c'è il database dei piloti, di ogni pilota, suo nome, cognome, matricola e livello, so per quale compagnia lavora, qui adesso ho una relazione lavora 01 perché mi ricordo solamente qual è la compagnia presso cui sta lavorando adesso. Se volessi avere anche lo storico delle compagnie per cui ho lavorato, avrei bisogno della classe in mezzo, contratto di lavoro, quello che ho già fatto più volte, con la moltiplicità molti a molti. E poi un pilota ha un determinato livello. Allora, se lui ha un determinato livello, quel livello lo abilita a poter fungere da navigatore in certi voli, a poter fungere da copilota in altri voli e a poter fungere eventualmente da pilota principale in altri voli ancora. Il che non dipende tanto dai voli quanto dalle caratteristiche del tipo di aereo che viene usato in quei voli. Quindi io mi dovrei chiedere, nel volo di domani, in quel determinato volo, chi può essere il copilota? Allora, come facciamo a sapere chi può essere il copilota? Dato quel volo, vado a vedere qual è il tipo di aereo che viene usato in quel volo, in modo univoco, e da lì capisco qual è il livello minimo del copilota. E è un numero.
3. Poi, sempre dal volo, vado a vedere qual è la compagnia che opera, univoca, e da quella compagnia vado a vedere quali sono tutti i piloti che lavorano per quella compagnia. E di quelli seleziono solo tutti e soli quelli che hanno un livello maggiore o uguale del livello del volo sotto. E mi dà l'elenco dei potenziali piloti utilizzabili per quello specifico volo. E poi ne scelgo uno. In realtà devo fare questa operazione per il pilota, per il copilota e per il navigatore. Quindi questa relazione non ne sceglie in realtà uno solo, ne sceglie tre con tre ruoli diversi. Adesso in questo esercizio quella modellazione, la relazione tra pilota e volo, sembra suggerire una cosa che a me non piace tanto, anzi non sembra suggerire. Suggerisce, specifica una cosa che a me non piace tanto, è che quel volo lo faccia sempre lo stesso pilota. Cioè il Torino-Roma delle 9 lo fa sempre lo stesso pilota, perché è un'informazione associata al volo. Con la classe che abbiamo aggiunto adesso, volo eseguito, l'abbiamo messa per maggior chiarezza, ma magari se ci ragioniamo ci accorgiamo che è che quello che mi interessa sapere è qual è il pilota che c'è questa mattina sul mio volo. Quindi questa relazione effettua è una relazione tra pilota e volo eseguito. Quindi il volo eseguito in questo volo di questa mattina, questo pilota era pilota, quest'altro pilota era copilota e quest'altro pilota come termine generico, come classe, svolgeva il ruolo del navigatore. Okay. Quindi rispetto a quella soluzione modellava abbastanza bene la compagnia, volo, aeroporto, l'aereo, il tipo di aereo, poteva essere migliorata volendo, se uno vuole entrare un pochino più nel dettaglio, a distinguere tra il volo generico e il volo quotidiano. Allora a questo punto ciò che cambiava, se io vado a modellare anche il volo quotidiano, devo attestare questa relazione effettua sul volo quotidiano e non sul volo generico. Il testo non diceva guarda che il pilota è associato a quel volo per sempre oppure il pilota può cambiare ogni giorno, quindi in realtà ci stavano entrambe le soluzioni, raccontano situazioni diverse, no? In questa situazione il pilota viene deciso ogni giorno, in altre situazioni il pilota viene deciso ogni 3 mesi, ogni volta che cambia l'orario, no? Quando cambia l'orario decidiamo da adesso in avanti quel volo lo fa lui. Io non so, non ho mai fatto il pilota, quindi non so bene come facciano i turni, no? Le compagnie aeree, quindi non lo saprei dire. Sono due rappresentazioni diverse, entrambe compatibili col testo, perché il testo non parlava del meccanismo di assegnazione dei piloti, quindi non ci faceva capire né da una parte né dall'altra. Su questo dubbi? Sì, dimmi. Ma nel testo diceva che il navigatore è opzionale, mentre invece il pilota e copilota sono obbligatori. Sì. Com'è reso qua? Cioè, nel senso, quella cardinalità 2-3 non dice solo che ci devono essere due di quei ruoli su tre, però non specifica quali. Allora, sì, allora mi sto chiedendo come faccio a tenere conto del fatto che il navigatore può essere opzionale, ma solo il navigatore può essere opzionale, mentre magari il pilota e il copilota sono obbligatori, no? E se l'unico vincolo che ho è che la cardinalità sia 2-3, per assurdo potrei avere un volo con il copilota e il navigatore, ma non il pilota. Sì e basta, nel senso che questo tipo di modello non ti permette di specificare delle proprietà più complesse come quelle. Potresti complicare il modello mettendo ad esempio una relazione effettua pilota 0, 2, cioè con cardinalità 2 obbligatorio per i due piloti, e poi un'altra relazione effettua come navigatore opzionale a questo punto, quindi separa le due relazioni, una da 2 e l'altra da 1. Dopodiché questo tipo di vincoli normalmente sono troppo complessi per essere rappresentati in modo puramente insiemistico in questo modo, perché dovresti a questo punto, per poterlo fare, dividere
la classe pilota in due sottoclassi. Quindi la stessa persona può apparire come pilota, può apparire come navigatore, quando appare come pilota è obbligatorio, quando appare come navigatore è facoltativo. Quindi probabilmente andando avanti a complicare il modello si riesce a impostare quel vincolo. Il problema è che il rischio che il modello corretto dal punto di vista formale che rispetti quel vincolo diventi incomprensibile. Allora in questi casi si preferisce fermarsi a un modello che sia corretto anche se un pochino più permissivo, perché ti permette delle cose che non vorresti, e poi le spieghi a parte, no, nello specifico dici attenzione che però questo vincolo va inteso in questo modo. Quindi bisogna sempre riuscire a capire dove conviene fermarsi con l'aspetto formale e dove conviene diciamo, aggiungere informazioni in più a latere, che non complicare troppo il modello magari complicatissimo, ma che poi dal punto di vista comunicativo di lettura ti confonde solamente, perché poi l'interpretazione la fai diversamente. Sì, dico. Senza complicare non potrei mettere il navigatore in booleano su effetto, una voce così nel caso ci sia il 2-3 rispettato come 3 e 0. Cioè vuoi mettere un booleano dove qua? Chiamato navigatore. Eh no, non ti aggiunge nulla rispetto al ruolo. Sì, più o meno riesco a rendere il fatto che il navigatore, cioè per struttura del testo. No. Perché già addirittura con questa rappresentazione, cioè va bene, io faccio quello che suggerisci, poi lo commentiamo. Tu mi dici navigatore, due punti boolean. Eh? Chi mi impedisce? Cioè, il problema è che comunque la giri, posso fare le peggio porcate. Cioè io potrei qua definire un volo con tre navigatori. E li metto tutti e tre boolean vero. Oppure con tre piloti, con nessun navigatore, anche quando magari serve. Il problema è che io sto cercando di rendere strutturale, cioè con delle cardinalità fissate a priori, un vincolo che però dipende dal valore di un attributo. Cioè il fatto che il navigatore sia obbligatorio o facoltativo è scritto in quel numerino lì. Non sta nella struttura del diagramma delle cardinalità, eccetera. Quindi dovrei avere una cardinalità che varia non in funzione della classe, ma dell'istanza. E non si può. Non si possono scrivere qua. No? Non posso avere una cardinalità che varia a seconda di ogni singola istanza qui applicata. Dice, ne voglio due, però se quello verso cui sono collegato vale, ha un certo valore, allora me ne voglio tre. Non posso scriverlo, lo posso scrivere a parole, in una notazione, ma nel modello comunque la giri non riesco a fare. A meno di non, dicevamo, separare nettamente, fare proprio due percorsi paralleli, uno per i piloti, l'altro per il navigatore, quindi anche il tipo di aereo devo dividerlo in due, tipo di aereo che richiede il navigatore e tipo di aereo che non richiede il navigatore. Sono vincoli dipendenti dai dati. Se è un vincolo dipendente dai dati, non lo potrò sicuramente rendere a livello di schema. Sono vincoli che si applicano sulla singola istanza e non sulla relazione tra le classi. Il tipo di vincolo dipende dal valore che c'è dentro l'istanza. Questo non lo potrò mai fare. Tutte le volte che avete un vincolo di questo genere, qua potrete solamente approssimarlo. E approssimate sempre per eccesso, cioè permettendo di rappresentare delle situazioni che magari non si potrebbero verificare e poi bloccandole a livello di implementazione, di processo. Sapete che questo modello concettuale può rappresentare delle cose non valide, ma farete un processo che a un certo punto verifica, in una determinata azione del processo, si sarà scritto verifica che la corretta composizione, perché non è verificato in automatico dal modello. Aereo come sottoclasso di tipo aereo sì, è sbagliato. Per un semplice motivo, che quando io ho una relazione classe-sottoclasse, c'è un'identità tra le istanze, cioè un aereo è un tipo aereo. Ogni aereo è anche un tipo aereo, quindi la numerosità di istanze è 1 a 1.
Invece qui ho tanti aerei per ogni tipo di aereo. Quindi quando avete una relazione 1 a molti non è mai una generalizzazione. Passiamo all'altro? Sì, dimmi. L'utilità della classe vuole eseguito. L'utilità della classe vuole eseguito, mi chiedi, serve per potersi ricordare, differenziandolo, tra qual è l'aereo che ha volato oggi e l'aereo che ha volato domani, che volerà domani, o che ha volato ieri. Per identificare l'aereo, quindi non più il volo. Esatto, l'aereo specifico. So che quel volo è stato eseguito, allora voglio sapere qual è il velivolo che ha volato, che targa aveva e chi erano poi i piloti effettivamente utilizzati, nel caso in cui i piloti possono cambiare tutto il giorno, tutti i giorni, ogni giorno. Però anche nel caso in cui il pilota non cambia più il giorno, io voglio sapere se sono andato con l'aereo numero 1, numero 2, numero 3. E poi magari, qui non era richiesto, se voglio registrare il ritardo non è sul volo in generale, è sul volo di oggi, perché domani potrebbe essere diverso. Quindi ogni volta ci sono gli attributi che cambiano giorno in giorno, vanno a finire nel volo seguito. Non potevo mettere semplicemente data in volo? Data in volo no. Cioè, lui dice non voglio volo eseguito perché non mi piace e metto data direttamente in volo. Se metto data in volo, io sto dicendo che quando pubblico l'orario, non ti pubblico l'orario che dice il lunedì c'è il volo dalle 9 alle 11, ma ti do l'elenco direttamente di tutti i voli giorno per giorno. Potenzialmente potrebbero cambiare ogni giorno, in modo più o meno pazzoide. Alcune compagnie low cost lo fanno. Diventi scemo a cercare un volo perché se lunedì, ma in realtà martedì c'è alle 10, mercoledì non c'è. Però almeno quelli hanno comunque uno schema settimanale, ti danno l'orario settimanale, non quotidiano, settimanale, ma poi ogni settimana è uguale all'altra. Se tu abdichi, cioè il fatto di mettere data nella classe volo significa che praticamente stai dicendo la classe volo non mi serve, faccio solo la classe volo eseguito e quindi ti dico quali sono i voli che eseguirò. Fossi una compagnia di charter andrebbe benissimo, voli che non lo chiamerò più eseguito ma è da eseguire. Ti dico, ok, io ho pianificato questi voli, ogni giorno possono essere diversi, va bene. Non c'è una regolarità, invece in un volo di linea, dice il nome linea, devo avere una regolarità dichiarata a priori, e questo lo fa la classe volo. Diventa anche difficile, se io avessi solo la classe volo eseguito, rappresentare dei voli che non ho ancora fatto. Se la classe volo è bella perché io posso dirti, ci sono questi voli, poi magari non è ancora decollato nulla, l'aeroporto non esiste neanche ancora, ma sono pianificati, sono lì. L'esistenza di un'informazione, indipendentemente dal fatto che l'evento sia già avvenuto, il volo eseguito non c'è ancora, ma io so già che quando sarà, sarà lì, sarà in quell'orario, sarà in quella parte. In volo, mi piace che la compagnia di Simone sapere se istante per istante l'aereo in volo. Sì. Questo boolean basta per questa volta. Allora, sull'informazione che un aereo sia istante per istante in volo, noi l'abbiamo modellata semplicemente mettendo appunto il boolean dentro aereo. Questo mi dà l'informazione, mi dà solo l'informazione istantanea. Quindi noi immaginiamo che tutte le volte che un aereo decolla, il sistema informativo vada a mettere quel boolean a vero. E tutte le volte che quell'aereo, aereo specifico, a terra, va a rimettere quel boolean a zero. Quindi in ogni momento io ti so dire chi c'è in volo. Se mi chiedi chi c'era in volo 10 minuti fa, non te lo so dire. Quindi se volessi avere non solamente l'informazione sul fatto che un aereo sia in volo o meno, ma sullo storico, allora non mi serve più questo, non mi basta più questo, mi serve avere una classe separata con un'ora di decollo e un'ora di arrivo per ogni singola operazione di decollo e arrivo, con relazione a una molti esterna. Questo mi dà il dato istantaneo e basta. Ok, vediamo l'altro. L'altro era quello sui tirocini. Allora, tirocini che cercava di scimmiottare l'effettivo processo che voi avete seguito l'anno scorso
chi di voi ha fatto il tirocinio qua, interagendo col docente, con l'azienda, con lo stagion job, eccetera, eccetera, per riuscire non tanto a svolgere il tirocinio quanto a farselo registrare e avere tutta la carta a posto, no? Nel momento c'è più lavoro, mettere a posto la burocrazia che non fare il tirocinio vero e proprio. E qui abbiamo provato a descrivere, in parte copiandolo anche dalla guida dello studente, in parte descrivendolo a modo nostro, quel processo. E quindi poi c'è anche l'aspetto di processo dopo. In questo esercizio veniva richiesto solamente di fare la modellazione concettuale. E qua era, essendo molto più immateriale come processo, perché non c'è l'aereo fisico che ha una targa, i gradi di libertà nella modellazione qua sono molto più elevati. Lo puoi concepire e pensare in modi diversi, quindi le soluzioni possono anche essere più varie, no, chiaramente stanti alcuni punti fermi. Allora, qui ci sono vari momenti, ci sono almeno tre momenti. C'è un momento in cui le aziende propongono i tirocini. Il momento li divido così. Perché innanzitutto c'è una separazione netta tra ciò che propone l'azienda e le richieste che fanno gli studenti. Dopodiché, il discorso delle richieste, io potrei fare una richiesta, vedermela negata, fare un'altra, non me la firmano, eccetera, eccetera, poi finalmente ce n'è una che va in porto. Quando va in porto, allora a quel punto l'approvazione, l'esecuzione e la registrazione del tirocinio avvengono in tempi diversi, ma in realtà fanno parte di un'unica entità che il tirocinio è finalmente approvato. Quindi forse la difficoltà, o più che la difficoltà, la diversità di modellazione di questo esercizio stava di più nel pensare che la richiesta e il tirocinio fossero la stessa classe oppure due classi diverse. Andavano bene entrambi i ragionamenti, la richiesta e il tirocinio, faccio una classe richiesta, la classe tirocinio oppure metto tutto nella stessa classe, questa forse era la differenza maggiore che si può riscontrare nelle varie soluzione. Ma vediamo qua come è stato modellato. Allora, qui c'è una proposta fatta da un'azienda. Un'azienda pubblica una serie di proposte. Ciascuna proposta è fatta essenzialmente da un progetto formativo e l'azienda identifica uno dei propri dipendenti come tutore aziendale per quella proposta. Quindi in qualunque momento dell'anno l'azienda può aggiornare l'insieme delle sue proposte che vengono pubblicate sul sito. Scusate, ma questo lo cancello perché non sono per niente d'accordo. No, nel senso che è molto meglio avere sempre come classi piuttosto che come attributi. Anche perché l'azienda deve essere riconosciuta, deve avere una convenzione firmata col Politecnico, eccetera, eccetera. Nel testo non era esplicito, però se metto un po' di conoscenza, diciamo, di dominio del mondo reale, il fatto che l'azienda dipendente sia un attributo della proposta mi piace poco. Ok, e l'azienda ha pubblicato questi tirocini, dopodiché sono lì. Gli studenti possono andare a fare domanda. Quindi tu cosa fai? Vai, vedi i tirocini, dici questo mi piace, lo voglio fare. Studente, sei tu, e richiede un tirocinio, quindi fai una richiesta. La relazione richiede non va direttamente verso proposta. Ok? Non è una relazione diretta tra lo studente e la proposta. È una classe il più, questa che è chiamata tirocinio, immaginatela come il modulo online, il modulo cartaceo è uguale, in cui io scelgo di voler fare un tirocinio e quel tirocinio è scelto da me e è scelto chiedendo di farlo secondo quella proposta, farlo presso quell'azienda con quel progetto formativo. Non è direttamente una relazione tra studente e proposta, perché la richiesta di questo modulo ha molte informazioni in più, oltre a questo studente ha richiesto questo, ha informazioni sul fatto quando
quando ho fatto la richiesta, se è stata approvata, se è stata firmata, eccetera, eccetera. Ok, quindi questa è la classe centrale che nasce come richiesta di tirocinio. Immaginiamo, lo studente richiede un tirocinio e specifica semplicemente: io voglio fare questa proposta, quello voglio, vorrei fare un tirocinio numero 27, che corrisponde a quella proposta dell'azienda. Questo viene, nasce questa classe con verificato false e tutti gli altri campi vuoti praticamente. Poi cosa succede? Succede che lo stage and job verifica se tu hai i requisiti, non diceva il testo, per poter fare il tirocinio. Nel caso in cui tu abbia i requisiti, questo verificato diventa vero e quindi tu, studente, potrai andare alla caccia di un docente che ti farà dottore accademico. Quando hai l'accordo col docente, e questo e andate a cercare, mettete d'accordo col docente, sono totalmente fuori da questo sistema. I telefoni, gli mandi una mail, lo aspetti sotto casa, gli tagli le gomme, quello che vuoi, e a un certo punto lui dice va bene. Va bene vuol dire che tu vai a casa e inserisci il suo nome nel sistema. Il suo nome non come stringa, ma prendendo dall'elenco dei docenti. Infatti il docente non c'è qua tra gli attributi, perché è identificato attraverso una relazione esterna con la classe dei docenti. No, io qua cerchiamo di costruirlo nel senso cronologico di cosa succede. Ovviamente poi il modello concettuale non ha più un'opzione del tempo, alla fine ci sono tutti gli attributi lì, anche se noi sappiamo che verranno valorizzati, popolati solamente un po' per volta. Questo potremmo descriverlo solo, anzi, l'avete fatto ieri col modello di processo. E quindi a un certo punto lo studente ha identificato qual è il docente, quindi ha popolato questa relazione, che vedete che è una cardinalità minima zero, perché appena ho fatto domanda non c'è ancora il docente. Poi quando sarò verificato potrò indicarla e quindi uso la cardinalità 1 per dire ok, il tirocinio è legato a un docente. Il docente a un certo punto lo accetterà e il tirocinio può partire. Quindi quando il docente accetta, lo stage and job fissa la data di inizio. E da questo momento in avanti io smetto di chiamarlo proposta di tirocinio e lo chiamo tirocinio, perché è effettivamente iniziato. Ecco, quello che avrei potuto anche fare è fare una classe diversa, proposta di tirocinio, legata con tirocinio, che è una relazione 1-1 opzionale, nel senso che lo studente fa una richiesta, poi questa richiesta può sfociare in tirocinio oppure no. E nella classe richiesta avrei messo verificato e docente, probabilmente. E tutti gli altri attributi li lascio dentro tirocinio, perché la data di inizio, la data di fine, il voto hanno senso solamente per tirocini che sono stati effettivamente iniziati, approvati per davvero. Però è uguale. Qui abbiamo una classe che ha tanti attributi, di cui alcuni opzionali, nel senso che non verranno valorizzati finché, nel caso in cui il tirocinio non venga eseguito, perché è stato rifiutato, oppure due classi separate, di cui la prima classe c'è sempre perché corrisponde alla richiesta, la seconda classe può comparire se il tirocinio è stato approvato. Quindi, anziché avere, diciamo, una classe con tanti attributi opzionali, ho una classe e un'altra classe opzionale come classe. Cioè, la seconda classe sarà opzionale, quindi tutti i suoi attributi possono esserci o non esserci. È una questione di diversi punti di vista, ma rappresenta la stessa informazione. Poi dicevamo, tutto il resto avviene alla fine del tirocinio. Durante il tirocinio non devo fare altro che registrare le presenze. Data, ingresso, uscita. Firma studente, firma tutore. Questo boolean che cos'è? Ovviamente la firma non è un boolean, ma è il sistema informativo a cui è stato detto che sa se lo studente ha firmato quella singola presenza di quella singola data e se il tutore aziendale ha firmato in quella singola data. Ovviamente chi sia lo studente c'è un univoco, trovo il tirocinio, univoco, trovo lo studente e viceversa, il tutore aziendale, tiro il tirocinio, univoco, trovo la proposta, univoco, trovo il dipendente, quindi non ho bisogno di segnare il nome di chi sono queste persone, so già chi sono. Questo boolean, il processo non è descritto nel dettaglio, per come sono fatti i tirocini adesso, cioè con la firma su carta,
significa che qualcuno, tipicamente l'impiegato dell'ufficio di stage and job, alla fine del tirocinio, va a vedere che ci sono le firme e mette sì, l'ha firmato, sì, l'ha firmato. Adesso qui addirittura dovrebbe mettere un sì per ogni singolo giorno, controllare riga per riga, per come è modellato qua. Perché conferma che dal singolo giorno è stato firmato. E così è, perché deve esserci la data in ogni giorno. E quindi perché il sistema informativo possa dire c'è la data in ogni giorno, c'è qualcuno che deve accertare che la data è stata messa in ogni singolo giorno. In una futura evoluzione in cui magari ci sia la firma digitale, allora può essere il sistema informativo stesso a mettere un attributo booleano vero a quella firma, quando penso, lo studente o il tutore aziendale attraverso la procedura di firma digitale firmano, quindi non c'è più bisogno dell'impiegato che controlli perché è stato firmato digitalmente a monte. Okay? Quindi la firma fisica non serve, è un pezzo di carta che verrà archiviato da qualche parte. Ciò che serve al sistema informativo è sapere se è stato firmato, la conferma che sia stato firmato. E poi alla fine del tirocinio cosa succede? Ci sono le valutazioni, quindi sono i questionari che vengono erogati, e alla fine l'azienda compila un questionario, lo studente compila un questionario. Da questo modello concettuale, così come è stato descritto, non viene salvato il risultato del questionario, cioè cosa hanno scritto, ma semplicemente che sia stato compilato, si verifica che sia stato compilato. Quindi se l'azienda ha detto studente bravissimo oppure studente carciofo, non lo sappiamo da qua. Sappiamo però che l'ha fatto, e quindi la presenza del questionario aziendale e del feedback dello studente permettono al docente di registrare il voto. Quindi poiché il tirocinio ha a questo punto un 1 su questa relazione, c'è il questionario aziendale e un 1 sul questionario studente, allora a livello di processo permetterò al docente di dare il voto e quindi valorizzare questo ultimo attributo, il voto del lavoro. Ovviamente il docente, per dare questo voto, dovrà vedere la relazione, dovrà sentirsi con tutto l'aziendale, eventualmente vedere, io lo chiedo sempre ad esempio, una copia del questionario fatto dal tutore aziendale, in modo che da vedere quale giudizio che l'azienda ha dato sul ragazzo o ragazza, ma tutto questo viene al di fuori di questo sistema, via mail, via telefono o altro. Dubbi? Mi è sembrato più facile questo dell'altro? O sono semplicemente più tardi adesso di prima? Più tardi. Ok. Ci vediamo martedì. No. No. Martedì è il 1° novembre. Non vi voglio male, ma non vi voglio vedere.